Ciao Ayu, è da un po' che non pubblico roba, ma stavo lavorando a questo video perché è molto importante per me. È un video in cui spiego il lavoro fatto dietro alla SD Lavorate Calcio. Un lavoro partito nel 2021, quando un mio amico mi chiese di entrare a far parte della società. Io non avevo alcuna conoscenza della fotografia sportiva, avevo zero conoscenza del campo. Ovviamente del campo intendo le dinamiche che stanno all'interno di una partita proprio di seconda categoria. Quindi mi sono ritrovato catapultato da un giorno all'altro a fotografare con lunghe distanze le azioni migliori durante una partita. I miei unici obiettivi all'epoca erano un 56 mm 1 e 2, un 23 mm e un 18-55 di casa Fujifilm. Fortunatamente avevo una piccola collezione di Canon FD, ossia quei Canon utilizzati negli anni 70-80 più o meno sulle macchine analogiche. Avevo un 50 mm 1,4 e un 200 mm 4,5-5,6 e un 135. Quindi io ho fatto, ho iniziato ad utilizzare il 135 mm perché mi sembrava quello più comodo da utilizzare. 200 senza autofocus era un vero casino a mano libera, senza un treppiede, un monopiede, quindi vi lascio immaginare. E ho iniziato a scattare così, Fuji XT20, quindi voglio dire neanche una macchinetta estremamente performante in questo ambito, con un 135 della Canon FD manuale. Ho fatto un intero anno e mezzo così, ma ho fatto le ossa. Sono arrivato al punto in cui riuscivo ad immaginare le azioni almeno un 15-20 secondi prima. Ho dovuto necessariamente imparare i movimenti in campo, difesa, centrocampo, attacco, portiere, tutto. Quindi dovevo anticipare le mosse dei giocatori per provare a portare a casa qualche risultato abbastanza positivo. Alla fine mi decido di comprare il 50-140 2.8 della Fujifilm e inizia così il mio viaggio verso il mondo della fotografia sportiva con l'autofocus. Da allora ho iniziato a migliorare, a confrontarmi con appassionati dell'ambito e migliorando giorno dopo giorno, poi alla fine sono arrivato ad oggi con un passaggio netto da sistema Fujifilm a quello Sony. Ad oggi mi ritrovo un 200-600 della Sony, 85-35 per il momento. E niente, comunque volevo parlarvi del lavoro di calcio, del mio lavoro non solo fotografico ma anche e soprattutto quello grafico. Questo perché in occasione del lancio del mio sito finalmente sono riuscito a completare il mio sito. Corriamo insieme la pagina dedicata al mio lavoro grafico e fotografico del Lavorate Calcio 2013. Partiamo subito con il titolo: calcio, appartenenza, passione. Qui spiego un pochino come è nata la mia passione per il calcio, come sono entrato in società, come appunto dirigente. Ho cercato di lavorare al logo, a dare un'identità ben definita alla squadra, perché come possiamo vedere i loghi precedenti erano molto discostanti, con delle mascotte diverse, con una forma diversa ogni volta. Non si capiva bene, a parte il colore verde, il colore sociale della squadra, e quindi ho cercato di dare un'identità minimalista, via le mascotte, via tutto, logo pulito, utilizzabile e applicabile ad ogni forma, ad ogni superficie, quindi sia con la sua versione con il cerchio, sia senza cerchio. Questi sono i formati in cui è possibile utilizzare il logo, quindi con il verde svuotato dal cerchio, con il cerchio verde e il logo bianco e infine la sua versione nera, appunto. Per quanto riguarda il font, ho deciso di utilizzare Clydesdale perché credo che sia un font bello forte, ben definito, strutturato e ad impatto. Poi il discorso jersey: ho lavorato al disegno della jersey per la stagione 23-24. Ho utilizzato un fondo con una filigrana con il logo. Ho pensato di unire questo semicerchio ad una serie, diciamo, consecutive di DLC, creando questo serpente che si va appunto a mangiare quasi tutta la maglietta. Sulle maniche il logo della Lavorate Calcio eSports con l'hashtag per dare spinta comunque a questa squadra che si è creata l'anno scorso, per partecipato alla FVPA di Lega B vincendo il campionato. Quest'anno ha disputato la Lega A, in più ha iniziato il campionato di LND. Poi scorriamo e vediamo tutto il lavoro fatto sui social e del flyer design. E poi infine, ma non per ultimo, la fotografia. Io nasco come fotografo, quindi ho cercato sempre di introdurre una mia visione del mondo all'interno della fotografia, che sia anche quella sportiva. Infatti è una fotografia abbastanza naturale, dove cerco di cogliere momenti unici, espressioni uniche, particolarità. Non è troppo legata alla classica fotografia sportiva, azione, ciao.
è abbastanza estesa come fotografia, come potete vedere. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto. Scorrete la pagina, scorrete il mio sito, perché quando uscirà questo video già avrò pubblicato il sito, quindi andate sui social, comunque scrivete raffaelizzo.com su Google, fatemi sapere se vi piace, o se vi piace il logo del Lavorate Calcio e tutto il lavoro fatto dietro. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao, aiuto.